Ciao a tutti e benvenuti. Oggi prepareremo un antipasto sfizioso, i cestini di polenta. Vediamo insieme gli ingredienti. Vi occorreranno 175 g di polenta, del sale, del pepe e 750 ml di acqua che ho messo già a scaldare. Per questa ricetta io ho utilizzato della polenta precotta. Voi leggete sempre le indicazioni sulla confezione per vedere le quantità di acqua necessaria e i tempi di cottura, che possono variare a seconda del tipo di polenta scelta. L'acqua sta bollendo, andiamo ad aggiungere il sale, abbassiamo un po' la fiamma e aggiungiamo la farina di polenta. Se si formassero dei grumi, potete utilizzare la frusta invece del cucchiaio di legno e cuocete 2-3 minuti da quando la polenta inizia a bollire, vedete? Ecco qua. Spegnete e aggiungete il pepe. Ecco qua. E date un'altra mescolata. E ora lasciate intiepidire leggermente. Ho trasferito la polenta in una sacca a poscio col beccuccio liscio. Dovete solo farla intiepidire, non raffreddare del tutto, altrimenti diventerà troppo dura e avrete difficoltà a maneggiarla. Prendete gli stampini per muffin e andiamo a formare i nostri cestini di polenta. Formate prima la base e poi i lati, così. Continuate fino a formare tutti i vostri cestini. Cuociamo in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi per 15-20 minuti. Lasciamo raffreddare i cestini prima di sfornarli e passiamo alla preparazione della farcitura. Ho tolto le cosine che non ci occorrevano più e ora andremo a vedere le dosi esatte per la crema per farcire i cestini. 250 ml di panna, 75 g di provolone, 75 g di pecorino, 25 g di parmigiano, un po' di pepe e delle noci che andremo a mettere dopo per decorare. Iniziamo scaldando la panna, dove poi andremo ad aggiungere gli altri tipi di formaggio. Appena la panna si inizia a scaldare, aggiungete i formaggi. Io inizio da quelli lì grattugiati e poi aggiungerò il provolone a pezzetti. Abbassate un po' la fiamma e fate sciogliere piano piano. Ho spento perché i formaggi si sono sciolti e ora andiamo ad aggiungere il pepe. Chiaramente non ho aggiunto sale perché i formaggi sono già di per sé molto saporiti. Ora lasciate intiepidire un po' prima di utilizzare. Ho trasferito la crema di formaggi in un contenitore più pratico per poter farcire i cestini e ora continuiamo con la ricetta. Non vi impressionate se la crema è ancora un po' liquida, perché raffreddandosi diventerà più solida. Ora io andrò ad aggiungere già le noci, però se potete aspettate che si rassodi un po' la crema e poi l'andrete a mettere sopra. Ed ecco pronti i cestini di polenta. Se volete potete sostituire il ripieno anche con del ragù o qualsiasi altra cosa vi piaccia in accostamento con la polenta. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta e non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube delle ricette di Gnam Gnam. Ciao e alla prossima!